Ancora Venezia. 1486, 10 anni dopo l'inizio della storia, Ezio qua ha 27 anni. E adesso sbloccheremo anche Dorso Duro, che è l'ultimo quartiere di Venezia, dove finiremo le piume, gli scrigni e tutto quanto. Ezio, Ezio, Ser Antonio desidera parlare con te. Grazie del messaggio. E poi andremo da Ser Antonio. E ragazzi, apriamo questa nuova sequenza con l'ultimo rifugio templare, perché sono tre in tutto il gioco. Sono uno a Firenze e due a Venezia, e così avremo completato anche questa parte di progresso. Che ripeto, il mio desiderio sarebbe finire il gioco al 100%, cosa che non è per niente facile. Cioè, in realtà non è che non è facile, su Assassin's Creed 2 è abbastanza facile, il problema sono gli Assassin's Creed a venire, dove se non fai le missioni al 100%, bravo Ezio, bravo, e ti attacchi al chiodo, detta proprio in maniera molto sobria. Mi servirebbe soltanto sapere dov'è l'entrata. Devono prima chiedere il permesso. Incidenti. Forse qui. San Polo non devono più accadere. Dai, come fa una grapparti? Ah! Che rabbia. Attenzione! Annuncio di esecuzione. Posso prendere? Aspettate un secondo, perché non so dove mi trovo. Ok, da tutt'altra parte. Perché l'ingresso all'arsenale è di là. Ok. Fatto tutta sta strada per nulla. E no, perché se si chiama arsenale vorrà dire che non è facile da accedere, no? Quindi da un lato capisco, qua non c'è niente per entrare. Bravi cittadini! Anzi, è proprio inaccessibile. Vabbè, ma noi non perdiamoci d'animo. Dobbiamo entrare in questo arsenale a tutti i costi. Che palle. Sì, l'unico modo è questo, ma ci sono delle guardie? No. No, ok. Che bello, 3 minuti sprecati praticamente per andare dentro l'arsenale. Ed anyway, ultimo rifugio templare. Che poi non ci dà nessun manufatto, a parte il progresso e i soldi. Ma come? È la carica finora, brutto stronzo. Naufragato. Vabbè, immagino già che ci sia da passare tipo sott'acqua. Cioè, scontatissimo. Io che provo a immergermi con un cerchio proprio senza arte né parte, senza motivo. Vabbè, ma fantastico! Io vi ricordo che quando portai questo gioco per PS4 anni fa, io non feci i rifugi templari, quindi ogni rifugio templare che facciamo per me è il primo. Tu intanto potresti fare così. Che ne dici? Ok. Poi c'è da andare su. Qua c'è una scaletta, quindi immagino che vada usata. Appunto. Qui ci sono altri due tizi. Tizio, non te ne andare. Là, addosso, avanti. Uno. Vabbè, anche se ci vedono. Due. Va bene. Immagino che prima di tutto non bisogna fare così.
Ezio, ste cose, ste cose. Tra l'altro, ragazzi, vi lamento che questo è uno degli Assassin's Creed più lunghi che ci siano. Quindi, cioè, se dura tanto, mettetevi l'animo in pace, perché gli altri, soprattutto i prossimi due, sono assai più corti di questo. Anyways, dove andiamo? Grazie, Ezio, per rendermi la vita sempre più semplice. Anche perché, cioè, di lì ci siamo spuntati, quindi... cioè, non avrebbe senso, capito? Sarà forse di là? Potrebbe essere, eh? Ok, in assoluto la missione di parkour più difficile di tutte di questa. Cioè, non è difficile il parkour quanto capire quello che c'è da fare. Che non è né facile né scontato, eh. Cioè, per carità. Però se tu qua me la metti così, io devo fare così. O forse posso anche fare questo. Potrebbe funzionare, potrebbe funzionare, potrebbe funzionare. Ok, salto laterale, non me lo devi sbagliare. Ok, questa sa molto di Assassin's Creed Syndicate. È vero che non c'erano le navi, ma comunque fabbriche con questi cantieri enormi c'erano. Qua c'è un covo di uccelli, però noi si prosegue di qui. Bravo Ezio, bravo Ezio. Immagino che non ci sia da saltare. E non ci sia da saltare. Forse lì la tento, eh? Yes, la tento. L'ho tentata. E ci sono riuscito. Oh. Madonna, che sfida che è. Mi ci fa morire. Ok. Non buttatemi giù adesso, vi prego. Vi butto giù io. E ti butto giù così. Anzi, non ti butto giù, ti ammazzo proprio. Boom. Ma invece che sparare frecce, vieni qui, no? Combattila da uomo. Boom. Fine. Almeno non soffri più. Vedete, sono anche gentile perché smetto di far soffrire le persone. E non dovrei neanche farlo gratis. Cioè, dovrei mettere un cartello: smetti di far soffrire le persone, 10 euro. Vabbè, cazzate a parte. E io mi sento nello stesso punto di prima. Ovvero in un vicolo cieco. Potrebbe essere questa la soluzione, potrebbe. Sì, ok. Beato occhio lungo, beato occhio lungo. Bravo, bravo, bravo Ezio, così, 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 così. Ti assicuro, i miei avi sono tutti carpentieri, io non sono un ladro. Ok. Bene. I tuoi uomini hanno fatto irruzione nella stanza per rubarti il tesoro. Ho paura di sto salto, ho paura, ho paura. Non è... buono. E ammazzami allora, almeno a me resterà l'onore, non come a te, brutto figlio di un porcaio. Cosa? Ma poveraccio! Devi far qualcosa, Ezio. Ma...
muore. Doveva tenere a freno i suoi uomini. Cercare di entrare nella tesoreria è stata una grave offesa. Ci entriamo noi, non ti preoccupare. Ora dobbiamo trovare un altro carpentiere. La prossima volta avverti le guardie quando interroghi un intruso, anziché fare tutto da solo. Somaro. Donato! Intanto tu, giù. Diavolo! Assassino! No, odio ste cose, odio ste cose. Odio ste cose, uccidere le persone in fuga, le odio. Per fortuna il percorso è abbastanza intuitivo. No, Ezio! Buono. Vai giù. Troppo lontano sto tizio. Devi rialzare, Ezio. Lo sapevo! Ma perché? 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 Perché, Ezio? Perché? Perché cazzo è scivolato? Ok, l'abbiamo ripreso, abbiamo ripreso. Non mi prenderà. No. Ti prendo, ti prendo, ti prendo, ti prendo. E dai, Ezio. Stava per... Oh, oh! Incredibile. Ora lo distanzio. Ci stanno attaccando! Guardie! Vedrai adesso come ti attacco. Guardie! Allarmi! Allarmi! E questa è una canzone che non andrebbe cantata, lo sai? Uccidete l'assassino! Mussolini sarebbe contento, ma io no. No, che palle! Poi mi dici uccidi il Templare in fuga e non lo posso uccidere. Coerenza proprio, viva la coerenza di sto gioco! Vabbè, ma la butto su ridere perché alla fine Assassin's Creed... è un gioco non coerente ma divertente comunque, perché io posso fare questo. Eccolo! Oh! Non può resistere! Lo spiegheremo! Fuori. Avanti il prossimo. Ora giratelo! Prendetelo alle... Boom! Sì, ma se mi attaccate in due insieme, però... E mo? Ciccio, ti sei messo in una posizione piuttosto scomoda. Hai voluto scherzare col fuoco? Mo ti attacchi al cazzo, perché... Tu hai voluto scherzare e... È finita come doveva finire. Anyways, apriamo la porta. E anche il forziere templare. Ne vedo per ora 2, 3, 4. 250 l'uno, giusto? 500, quindi si fanno, beh, 2000... fiorini che, vedendo la quantità di fiorini che abbiamo, non ci cambiano la vita. Però comunque fanno sempre comodo. E vamos.
altri 2000, quindi 4000 raccolti con questa missione. Più importante è il fatto che abbiamo finito tutti i rifugi templari. E sono 3 su 3, sigilli recuperati, mancano i contratti di assassino a Venezia, pestaggi, corse, consegne. E per quanto riguarda gli incarichi secondari, ragazzi, abbiamo finito. E comunque credo che siamo rispuntati in zona arsenale sicuramente. Esatto. Va bene, rifugi templari completati.